come intende affrontare questa questione. Se continuiamo con le politiche di distruzione dell'austerità non si potrà risolvere il problema della disoccupazione. Non prendiamoci in giro. La disoccupazione che c'è oggi in Europa è strutturale. Abbiamo dato più di 1,5 miliardi di euro in soldi e in garanzie per sostenere le banche e hanno deciso di dare solo 6 miliardi per i giovani disoccupati, che sono più di 7 milioni e saranno così per i prossimi 7 anni. Quindi quello che dobbiamo fare per la disoccupazione è andare avanti con decisioni forti, coraggiose per l'Europa, in un New Deal europeo, in un nuovo accordo per sostenere il lavoro attraverso lo sviluppo. Se continuiamo queste politiche di distruzione dell'austerity, non si potrà affrontare il grande problema dell'Europa oggi, che è la disoccupazione, il fatto che molti sono al margine della società e specialmente la disoccupazione dei giovani, che ormai hanno una dimensione esplosiva.